Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e rumor in modo costruttivo. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché voglio proporvi qualcosa di leggermente diverso dal solito. Tutta la situazione di ieri su Switch Pro ha messo in evidenza più che mai il totale stato di isteria in cui si trova l'informazione videoludica, soprattutto quando si parla di Nintendo. Ogni giorno ne sentiamo di tutti i colori, tra titoli clickbait, articoli sensazionalistici e informazioni errate, il rischio è quello di perdere completamente la bussola. Quindi ho pensato di mettere un attimo in pausa il TG Poro per passare in rassegna insieme a voi i rumor più importanti degli ultimi mesi e verificarne così, dove possibile, l'attendibilità. Ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono altri rumor che vi lasciano perplessi e cercheremo di capire insieme quanto siano credibili. Prima di iniziare però vi invito a smetterla di sognare a occhi aperti e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, pure TikTok. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo da uno dei mostri sacri dei rumor su Switch, ovvero Metroid Prime. E no, curiosamente non mi sto riferendo a Metroid Prime 4, ma alla possibile riproposizione di una collection dei primi episodi della serie. Di questa operazione si parla ormai da anni, c'è addirittura chi ritiene che Nintendo abbia la raccolta pronta da secoli e stia solo aspettando il momento giusto per pubblicarla. In realtà la situazione non sembra essere proprio questa, e mentre è possibile che inizialmente i piani fossero quelli di riproporre una versione in HD della trilogy uscita su Wii, il rinvio di Prime 4 e la ripartenza da zero con i lavori potrebbero aver cambiato la portata del progetto remaster. Gli ultimi rumor vengono direttamente da Jeff Grubb e, secondo il noto giornalista, la situazione Metroid Prime si starebbe per sbloccare. In occasione del 20° anniversario dal lancio in Nord America di Prime 1 su GameCube, Nintendo lancerà una versione pesantemente rimaneggiata del titolo su Switch. Non si tratterà di un vero remake, ma neanche di una semplice remaster in HD. Pensatela un po' come un graphical overhaul alla Crash Ensign Trilogy o tipo i remake di Klonoa. Il gioco uscì il 17 novembre in America e quest'anno il 18 cadrà di venerdì, quindi sarebbe pure l'occasione perfetta per celebrare con precisione questo ventennale. È probabile inoltre che anche Ecos e Corruption vengano poi ripubblicati in un secondo momento, ma i lavori su questi dovrebbero essere molto meno di quelli apportati a Prime 1. Poracci Grubb è una garanzia di serietà e ogni volta che si è esposto le sue informazioni si sono rivelate più o meno corrette, magari non sempre nelle tempistiche, ma prima o poi il buon Jeff ci prende. Non è l'ultimo degli arrivati e ha parecchie connessioni all'interno dell'industria, quindi Metroid a novembre è un rumor che ha una buona possibilità di realizzarsi. Bisognerà solo capire il prezzo di tutta questa operazione. Sicuro Metroid 1 ce lo sparano a prezzo pieno, ma il 2 e il 3, venduti nel 2023 in bundle a 60 euro o anch'essi pubblicati separatamente a 50 euro l'uno? Si tratterebbe sì di una spesa folle, ma con Nintendo mai dire mai. E visto che siamo in tema remaster e Jeff Grubb, dobbiamo spendere due paroline anche su una ipotetica collection degli Zelda in 3D. Questo è un altro grandissimo miraggio della lineup Switch. Nintendo ha portato praticamente tutto il catalogo Wii U su console ibrida e a mancare all'appello sono solo una manciata di titoli, tra cui spiccano le versioni in HD di Wind Waker e Twilight Princess, un'assenza a dir poco inspiegabile. Ora, anche in questo caso Grubb è molto incline a ritenere possibile l'arrivo dei due giochi in una sorta di collection, proprio come accadde con la Super Mario 3D All Stars, ma su questo farei molta attenzione. Per Grubb anche questi porting sono pronti da secoli, ma non si capisce il motivo per cui Nintendo ha deciso di posticiparli. Se la grande N non ha voglia di saltare la sua pubblicazione annuale a tema Zelda, perché non riproporre questo double pack come antipasto in attesa di Breath of the Wild 2 l'anno prossimo? Quindi sì, il giornalista è convinto che il periodo migliore per pubblicare la raccolta sia a ottobre, seguito poi da Metroid da novembre e da Advance Wars a dicembre. Ma appunto si tratta di un suo ragionamento e non di una soffiata che ha ricevuto. Quindi queste sono congetture e non rumor. Sì, si tratta di supposizioni che escono fuori da ragionamenti logici, ma attenzione, con Nintendo molto spesso la logica va a farsi benedire. Stiamo iniziando a riempire molti degli spazi lasciati vuoti da Nintendo e a questo punto, secondo me, molti di voi si saranno iniziati a chiedere: ma Bayonetta, che fine ha fatto? Ecco, qui le cose si fanno molto più complicate perché dietro a questo titolo probabilmente c'è stato
uno sviluppo travagliato, fatto anche di tensioni tra Platinum Games e Nintendo, che a quanto pare, anche in questo caso, sta temporeggiando molto con la sua pubblicazione. In realtà del titolo non sappiamo nulla se non che è ancora previsto per quest'anno, peccato che comincia a essere un po' tardino per presentarlo. Le speranze dei fan si sono riaccese la scorsa settimana, quando dal nulla un presunto leaker ha tirato fuori la data del 28 ottobre. Ci sono però troppe cose che non tornano in questa storia. Innanzitutto, il periodo è strapieno di roba e posizionare Bayonetta quel giorno sarebbe quasi un suicidio, a pochi giorni da Mario Rabbids, Nier Automata, Persona 5, No Man's Sky e anche altri titoli esterni all'ecosistema Switch. Insomma, se Nintendo ha aspettato tutto questo tempo per pubblicarlo, perché buttarlo in mezzo a uno dei periodi più affollati dell'anno? E poi, questo Silax Hunter è un profilo che puzza di fake da lontano un chilometro. Il nick è chiaramente una parodia di Samus Hunter, profilo che si spaccia per insider, ma che più e più volte ha dimostrato di non essere attendibile. E se è vero che dal nulla Silux ha saputo anticipare molti dei reveal presenti negli showcase di giugno, in parte si trattava di informazioni non così improbabili e non dimentichiamoci che a febbraio John Cartwright ha dimostrato come sia semplicissimo in realtà spacciarsi per degli insider post datando dei tweet sparati a caso. Quindi per Bayonetta 3 io al momento la vedo purtroppo molto buia. Incredibile ma vero, dopo la giornata di ieri c'è ancora chi parla di un possibile reveal di Switch Pro quest'estate. E immediatamente dopo la pubblicazione del trailer della OLED dedicata a Splatoon, sono ricominciati nuovi rumor, così non ci si ferma neanche un attimo. Ma facciamo molta attenzione. Allora, del casino che è successo con la OLED di Splatoon ne abbiamo parlato a lungo nel video di ieri, però è interessante notare come le grandi testate giornalistiche abbiano subito rilanciato altri rumor. Che succede? Sostanzialmente c'è un forum cinese il cui admin nel 2019 svelò in anteprima la Switch Lite facendo vedere delle foto della scocca posteriore. A quanto pare l'utente ha accesso a delle catene di montaggio dei prodotti Nintendo e salta fuori che prima del reveal della OLED su quel forum erano già stati preannunciati data e orario quasi esatto del trailer della nuova colorazione dedicata a Splatoon. Le testate giornalistiche hanno subito rilanciato riportando che il leaker avrebbe dichiarato che Nintendo sarebbe pronta per il reveal di un nuovo hardware a settembre di quest'anno. In realtà le cose non sono andate esattamente così. L'admin avrebbe semplicemente detto che l'azienda ha intenzione di svelare una nuova piattaforma entro la fine dell'anno e quindi la sua supposizione è che settembre sia il periodo migliore. Ma veramente pensate che Nintendo sia disposta a presentare un hardware in uscita per l'anno successivo e bruciarsi così le potenziali vendite di Switch durante il periodo natalizio? Sarebbe una mossa un po' controproducente, non trovate? Per questo, anche in questo caso, va sottolineato che si tratta solo di speculazioni e non di informazioni certe arrivate chissà come. E chiudiamo con uno dei leak più emblematici che in realtà ci torna utile anche per un discorso finale. Super Mario Galaxy 2 sta per arrivare su Switch? A metà dello scorso mese alcuni portali, principalmente italiani, hanno iniziato a riportare questa notizia perché un presunto leaker aveva fatto notare come il sito ufficiale di Super Mario Galaxy 2 rimandasse una pagina di errore sul sito Nintendo. Quindi è ovvio, Mario Galaxy 2 in arrivo su Switch, no? Stiamo parlando di un'azienda che ha tenuto i server dello shop Wii e DSi inaccessibili per 4 mesi senza comunicazioni ufficiali. Mi sembra veramente esagerato giungere a queste conclusioni. Il discorso è sempre uno. Un conto è se una cosa viene scoperta tramite il data mining dei software e dei server o attraverso la rassegna dei sistemi di rating. Un altro è se un tizio a caso su internet se ne esce con delle affermazioni troppo belle per essere vere o con delle allusioni più o meno esplicite ai grandi sogni della community di videogiocatori. E sul serio, se vi andate a vedere il profilo di questo Dove Hunter, sembra il più classico dei troll in cerca di attenzione. Poracci, controllate le fonti, ma soprattutto non arrabbiatevi se le cose non vanno come vi sareste aspettati. Soprattutto con Nintendo è praticamente impossibile tracciare una roadmap o una traiettoria di quello che succederà da qui alla prossima settimana. Figuriamoci nell'arco di un intero anno. Quindi commisurate sempre le vostre aspettative alla realtà dei fatti. E colpo di scena, prima di salutarci, ecco qualche mia considerazione al volo. Vedremo il GBA su Switch? Molto probabile. Io punterei su un reveal in un Direct di settembre. Il data mining ha parlato chiaro. Nintendo ha lavorato parecchio per rispolverare questi sistemi portatili e l'offerta dell'NSO va rinnovata a breve. Mi sembra la conclusione più logica. Mario Galaxy 2 sta per tornare? Direi proprio di no. Nintendo se n'è completamente dimenticata e dopo la pessima gestione della 3D All Stars ne passerà di tempo prima che si riparlerà dei Galaxy.
mesi. Nintendo sta lavorando allora a un nuovo Super Mario? Ovviamente, ma non c'è bisogno di essere insider per fare delle prediction del genere. Il film uscirà il prossimo anno e mi aspetto un qualcosa pensato per accompagnare la promozione della pellicola, ma nessuno può dire con certezza se si tratterà di un episodio in 2D o 3D. Di Donkey Kong vi ho detto cosa ne penso. Il leaker Zippo per me non ha tutta questa credibilità, un po' come Samus Hunter, e le loro spifferate vanno prese solo come spunti di riflessione per immaginare sviluppi futuri, non certo come oro colato. E il nuovo Fire Emblem esiste? Le immagini leakate per me sono vere, ma potrebbero rappresentare anche un progetto accantonato o completamente riscritto in corso d'opera. Aspettiamo un ipotetico Direct di settembre, potrebbe essere una buona vetrina per un titolo del genere, ora che Three Hopes è fuori dal ciclo del marketing. Però potrebbe essere anche un titolo di cui sentiremo parlare l'anno prossimo. Alla fine il 2022 e anche l'inizio del 2023 sono già belli strapieni, poracci, eh? E questi poracci erano tutti rumor degli ultimi mesi e in qualche caso anche degli ultimi anni, su cui secondo me valeva la pena soffermarsi un attimo. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere se avete qualche altra perplessità riguardanti voci di corridoio o magari se la pensate diversamente su qualche leak. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, nel frattempo fate bravi, riposatevi, ma soprattutto leakate duro. Io sono il Poro Rumor, Michele Leak. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Super Mario Galaxy 2 sta per arrivare su Switch? Aspetta e spera. Domani, domani, è pronto. Domani, 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 domani.